Benvenuti a 800 Oscuro. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41. La storia di oggi parte da un debunking della celebre filastrocca che avete appena sentito. Chiunque abbia ucciso il padre e la matrigna della celebre Lizzie Borden non ha usato un'ascia ma una piccola accetta e ha colpito la donna 18 volte e l'uomo tra le 11 e le 13 volte e non 40 e 41. Ma partiamo dall'inizio. Nell'ultimo ventennio dell'Ottocento, Fall River, Massachusetts, ospita una nutrita comunità di grandi lavoratori e commercianti, e i più benestanti tra loro abitano a The Hill, una zona considerata di grande pregio, e si recano ogni domenica a messa scambiandosi cortesie, saluti e informazioni. La chiesa è frequentata anche dalla famiglia Borden, che a differenza dell'aristocrazia cittadina abita in una zona meno pregiata, in una casa al 92 di Second Street, bella e spaziosa, ma dall'aspetto un po' fané. È questo il luogo che ha eletto a sua dimora da una ventina d'anni Andrew Jackson Borden, che vi abita con le sue due figlie, Emma di 42 anni e Lizzie di 32 anni, e con la moglie di seconde nozze. I Borden si avvalgono dell'aiuto di una domestica di origini irlandesi, Bridget Sullivan. Vi racconto qualche aspetto interessante di ciascun membro familiare, così abbiamo idea di un contesto, partendo dal ricco e avaro Andrew Jackson Borden. Andrew discendeva da una famiglia ricca e influente, che nel 1714 possedeva letteralmente gran parte di Fall River. Tuttavia, la famiglia nel tempo aveva perso molte proprietà e lui crebbe in un ambiente modesto. Da giovane fu apprendista falegname e contribuì a costruire la casa che poi avrebbe acquistato decenni dopo. In seguito è diventato un impresario di pompe funebri e dopo aver ottenuto un prestito di $1000 si era messo in società con un altro impresario, William Elmy, e iniziò un periodo roseo per le finanze di famiglia grazie alla produzione e vendita di cofanetti e mobili funerari. Nel 1850 Andrew era passato al settore immobiliare e dopo qualche anno divenne presidente della Union Savings Bank. Fu anche direttore di diverse fabbriche tessili, tra cui la Globe Yarn Mill Company e la Troy Cotton and Woolen Manufacturing Company, nonché direttore della Darfy Safe Deposit and Trust Co. e della First National Bank. Fu nell'aprile del 1872 che decise di acquistare la casa che da giovane aveva aiutato a edificare. Ai tempi Emma aveva 21 anni e Lizzie 11. Fin da subito però Andrew, nonostante la sua posizione e il suo denaro, si dimostrò essere una persona avara e meschina. La famiglia usava lampade a olio invece del gas. Lui era anche noto per vendere le uova di produzione del suo pollaio in Main Street, come se ce ne fosse bisogno. In giro si sapeva che questa frugalità a volte causava attriti in casa, il più delle volte con Lizzie, che aspirava a essere e a vivere come i suoi parenti che vivevano al The Hill, sulla collina. Andrew, insomma, era un capofamiglia molto ricco, proprietario di banche, terreni e fattorie, ma nello stesso tempo di una parsimonia ai limiti della grettezza, che lo portava per esempio a impedire alle figlie di frequentare i ragazzi e poi gli uomini per non dover consegnare loro una dote. Una taccagneria e crudeltà gratuite, ma sopportate soprattutto da Lizzie, che rimpiangeva ancora dopo 20 anni la morte della madre, Sarah Morse, e non amava molto Abby, la nuova moglie di Andrew. Lui, fra l'altro, per risparmiare, aveva anche deciso di vendere la carrozza e il cavallo, così che nella stalla erano rimasti solo dei piccioni, parte dei quali pare fossero stati rubati da ladruncoli. Per la rabbia del furto subito,
Andrew aveva ucciso il resto degli uccelli, che erano particolarmente cari a Lizzie. Lei ne pianse a lungo la morte. Le due sorelle raramente mangiavano con Andrew e la matrigna Abby. Man mano che il padre diventava più ricco, le ragazze iniziarono a preoccuparsi che la famiglia di Abby cercasse di ottenere accesso ai soldi del padre. E in effetti Abby, che era il nomignolo di Abigail Darcy Gray, non nascondeva più di tanto le sue mire. Dalle ragazze veniva chiamata solo la signora Borden. Si rifiutavano di riconoscerle un qualsiasi ruolo all'interno della famiglia. Delle due sorelle, Emma era quella più morigerata. Raramente usciva di casa ed è stata descritta come moderata, sicura di sé, apparentemente affidabile in ogni fibra. Lizzie era più attiva, vivace e estroversa di sua sorella. Rossa di capelli, veniva descritta come una donna attraente e cordiale. Aveva diversi corteggiatori e accompagnatori, ma la maggior parte di loro non proveniva dal quartiere The Hill a cui lei aspirava tanto. Sebbene la famiglia frequentasse la chiesa dell'aristocrazia della città, i diktat di frugalità del padre e la sua reputazione di losco uomo d'affari relegavano la famiglia allo status sociale della classe media. Anche se Lizzie avrebbe voluto accettare un corteggiatore al di sotto del suo status, suo padre li rifiutò tutti quanti, etichettandoli come cacciatori di fortuna. Sia lei sia sua sorella erano condannate a restare nubili, rinchiuse in quella scomoda casa, priva di bagno e perfino dell'acqua corrente, perché il padre riteneva fosse un'inutile spesa. In compenso, alla nuova moglie regalava abiti e gioielli. A nulla servivano gli sforzi di Lizzie per essere poi accettata nella comunità. Pur frequentando regolarmente la Central Congregational Church, la chiesa dei ricchi, e partecipando attivamente alle attività della chiesa stessa, al volontariato e addirittura insegnando gratuitamente alla scuola domenicale, c'era sempre qualcosa di stonato che impediva agli altri fedeli di sentire i Borden come parte della loro chiesa. Comunque, al di fuori di quelle attività, le sorelle non facevano altro che aiutare il padre a gestire le sue proprietà in affitto. Piano piano ci avviciniamo ai fatti salienti, in un crescendo di ripicche e tensioni difficile da ignorare. Verso la fine del 1891 avvenne un furto piuttosto consistente in casa Borden, sebbene tutti gli ingressi fossero chiusi a doppia mandata. Andrew Borden fece denuncia alla polizia per la perdita di gioielli e denaro, ma poi, casualmente, la ritirò, affermando di sapere chi era il ladro e che avrebbe risolto lui la faccenda a modo suo. Nei primi mesi del 1892 la tensione in casa crebbe ulteriormente, soprattutto dopo che Andrew aveva donato un immobile alla moglie Abby e sua sorella. Emma e Lizzie avevano chiesto che fosse loro donata la casa in cui avevano vissuto fino alla morte della madre. Poche settimane dopo la vendita, la rivendettero al padre per $5,000. Poi vi fu, nel maggio del 92, la famosa mattanza dei piccioni di cui accennavo prima. Lizzie aveva creato una voliera dedicata a loro nella stalla, ma Andrew li aveva fatti fuori tutti con l'accetta, dicendo che portavano malattie all'allevamento. Due mesi dopo, in luglio, una discussione familiare spinse entrambe le sorelle a prendersi una vacanza prolungata a New Bedford, sempre nel Massachusetts. Tornarono a fine mese in città, ma Lizzie non andò subito a casa. Se ne restò da sola in una pensione locale per 4 giorni, tipo a sbollire, prima di tornare alla residenza di famiglia. Nei giorni immediatamente precedenti alla vera e propria e stranota tragedia, l'intera famiglia era rimasta fortemente intossicata. Il 3 agosto Abby, la moglie di Andrew, aveva chiamato il dottor Seabury Bowen per una visita a casa, confessandogli che temeva un avvelenamento. Il medico parlò di probabile intossicazione alimentare
e se ne andò perché si era offerto di dare un'occhiata al resto della famiglia. Ma Andrew, arrabbiato per il fatto che Abby stesse sprecando soldi per un dottore, gli aveva ordinato di andarsene. Quella sera stessa si era presentato da loro, senza preavviso, uno zio, John Morse, il fratello minore di Sarah Morse Borden, la madre naturale di Lizzie ed Emma, che era deceduta. Quest'uomo effettivamente non era stato coinvolto nella vita delle sue nipoti fino a circa 2 anni prima degli omicidi, quando iniziò a presentarsi a casa Borden per fare visita alle due sorelle. Presumibilmente era lì per discutere di affari con Andrew. Qualcuno più tardi ipotizzerà che le loro conversazioni, in particolare sui trasferimenti di proprietà, possano aver aggravato una situazione già molto tesa. Trascorse la notte in una camera da letto al piano di sopra e poi se ne andò. Gli omicidi avverranno il giorno successivo. Quindi teniamo a mente questo evento, perché chissà, potrebbe anche disegnare scenari alternativi che non sono mai stati presi in considerazione. In ogni caso, arriviamo al 4 agosto 1892, quindi quando Emma aveva 42 anni, Lizzie 32. La mattinata si svolse secondo ordinaria amministrazione. In casa era rimasta Abby, insieme alla domestica, la ragazza irlandese, e Lizzie. Emma invece si trovava fuori città, in visita presso un amico a Fairhaven, distante circa 15 miglia da Fall River. Mentre invece fuori casa erano andati Andrew e, come vi dicevo prima, lo zio John Morse. Alle 10:40 Andrew rientrò e si dedicò alla lettura del giornale. Lizzie e la matrigna erano ciascuna nelle sue stanze. Verso le 11:10 la domestica Sullivan sentì un lacerante grido di Lizzie, che chiedeva aiuto perché aveva trovato suo padre ucciso. La domestica corse fuori e andò a chiamare il medico di famiglia Bowen e una vicina Adelaide Churchill, che si misero a ispezionare la casa per vedere se vi fossero degli estranei presenti, e si trovarono davanti il cadavere di Abby Borden. Entrambi i corpi, quello del padre e quello della matrigna, erano straziati da numerosi e violenti colpi di ascia, in particolare alla testa. Venne fatta l'autopsia, che accertò che Abby era morta almeno un'ora prima del marito, quando questi doveva ancora rientrare in casa. Questo significava che se c'era stato un estraneo in casa, come sosteneva Lizzie, era poco probabile che si fosse nascosto e avesse aspettato un'ora rischiando di essere scoperto per uccidere anche l'uomo. Magari lo aveva fatto. Le testimonianze invece attestarono che in casa erano presenti solo la Sullivan e Lizzie, che quindi venne accusata del duplice omicidio, non avendo la domestica alcun movente apparente, mentre invece Lizzie avrebbe ereditato con la sorella l'intero patrimonio paterno. C'erano poi altri indizi che potevano accusarla. Venne ritrovata in casa l'arma dei delitti, un'ascia perfettamente ripulita, in realtà era una piccola accetta, e la presunta assassina era stata vista bruciare un vestito che sembrava essere quello indossato il giorno degli omicidi e che in effetti non era stato ritrovato. Sembra anche che i primi poliziotti che avevano perquisito la casa, in particolare il seminterrato, avessero trovato un secchio contenente alcuni stracci insanguinati messi a mollo nell'acqua. Chiesero frettolosamente spiegazioni a Lizzie, che disse di avere il ciclo e che sicuramente la domestica aveva lasciato in ammollo le vesti sporche per poterle pulire meglio. Questa dichiarazione non venne curiosamente usata durante il processo, né venne mai recuperato quel secchio come elemento probante. L'avvocato della difesa di Lizzie, Mr. Robinson, al processo fece notare che le modalità della morte delle vittime, 18 colpi d'ascia alla testa per Abby Borden
e tra gli 11 e i 13 per il marito Andrew, escludevano che a uccidere potesse essere stata una donna, perché secondo lui non avrebbe avuto la forza necessaria per infierire così violentemente sui corpi, né il tempo o la furbizia di eliminare tutto il sangue su se stessa, sui suoi vestiti, prima di allertare qualcuno degli omicidi avvenuti. Fra l'altro, non bisognava trascurare che Lizzie, il cui unico svago pare fosse quello di modellare statuine di ceramica, si era sempre comportata in maniera esemplare. Faceva beneficenza, partecipava ad associazioni religiose, insegnava catechismo. Avrebbe dovuto invece essere un mostro, diceva il suo avvocato, per aver compiuto quei delitti efferati. Va a finire che la giuria assolve l'imputata da tutte le accuse. Lizzie viene lasciata andare, una donna libera. Insieme alla sorella decide di lasciare la casa di Second Street, ma rimane a Fall River. Le due sorelle vanno a vivere insieme. 3 anni dopo il processo, per qualche tempo, Lizzie tornò alla ribalta della cronaca, quando venne accusata di aver rubato 2 costose porcellane in una galleria d'arte di Providence. La denuncia non fu presentata dal proprietario per un accordo intervenuto con lei. Fu in sostanza costretta a confessare il furto. Anche questa potrebbe essere una diceria, perché in fondo le due sorelle Borden avevano ereditato ben 8 milioni di dollari attuali. Nel frattempo Lizzie aveva cambiato nome, quindi a tutti gli effetti il suo nome di nascita era Lizzie Andrew, come il padre Borden, e divenne solo Lisbeth Borden. In ogni caso, a un certo punto la sorella, forse stizzita da quei comportamenti o forse per altri motivi, più probabilmente perché non accettava il nuovo amore di Lizzie, che era una celebre attrice dell'epoca, decise di andarsene a vivere da sola. Lizzie morì ricchissima nel 1927, a 9 giorni dalla sorella, e lasciò tutto il suo patrimonio a qualche parente amico, ma soprattutto alla Lega per la protezione degli animali. La cosa curiosa è che lei, durante tutta la sua vita, aveva aiutato in associazioni animalistiche, mentre durante il processo una delle voci che giravano sui giornali era che lei amasse uccidere gattini e uccellini solo per il gusto di far loro il funerale. Quindi lei è stata assolta, ma nonostante tutto tutti credevano che fosse colpevole. Ancora oggi non sappiamo se fosse davvero lei la responsabile di quel massacro. Una parte abbastanza curiosa di tutto questo è che sia la sorella sia lei vennero tumulate nella tomba di famiglia insieme a Andrew, alla matrigna e alla madre naturale, oltre a una sorellina che era morta in culla. Quindi tutta la famiglia Borden si riunì dopo la morte. Sulla sua storia sono stati fatti film, serie TV, spettacoli teatrali, addirittura un musical, e la casa originaria, quella che aveva acquistato Andrew, venne venduta di recente, intorno al 2004, a un'associazione che ricreò esattamente come era una volta, e ancora oggi la gestisce come bed and breakfast, proponendo agli avventori di rivivere notti inquietanti come quelle dei tempi della famiglia Borden. Non so quanto sia di buon gusto, ma d'altronde siamo negli Stati Uniti. Grazie per avermi seguito fin qui e ci sentiamo nel prossimo episodio.